Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Benvenuti all'approfondimento settimanale con il vaso di Pandora. Veneto, una regione sbancata. Con la puntata di questa settimana torniamo inevitabilmente e direi visto il momento doverosamente a parlare di banche, azionisti e risparmio. Abbiamo oggi due ospiti che avranno e hanno sicuramente molte cose da dire in materia. E allora saluto subito l'ingegner Giovanni Coviello, direttore di Vicenza Più Quotidiano Online e del canale streaming Vicenza Più TV, nonché autore del libro Vicenza, la città sbancata, che adesso vediamo tra l'altro in sovraimpressione. Do il benvenuto anche al dottor Giancarlo Marcotti, laureato in scienze statistiche ed economiche, consulente finanziario e direttore responsabile del sito finanzainchiaro.it, nonché analista per la borsa italiana e americana sui siti Trend Online e Yahoo Finanza. Allora, dottor Marcotti, ripercorriamo l'affare Banca Popolare di Vicenza. Da quando partiamo e qual era il quadro del sistema bancario all'epoca? Beh, chiariamo che il problema Banca Popolare di Vicenza è un problema, se vogliamo, riduttivo. Dovremmo forse pensare che il problema è del sistema bancario italiano. Banca Popolare di Vicenza ha una particolarità che è una banca grande, ma non quotata in borsa, per cui mantiene la sua quotazione, che oggi possiamo dire fittizia, per un periodo lungo di tempo, anche dopo lo scoppio della grande crisi economica finanziaria che invece aveva investito tutto il mondo. Che datiamo al 2007, poi l'esplosione... Con la Lehman Brothers in America, giusto? Esatto. Quindi diciamo che in Italia il massimo, la borsa, i massimi del 2007 sono già di maggio, già da giugno comincia a scendere la borsa. Negli Stati Uniti comincia invece con l'autunno, fine 2007, il 2008, anno drammatico, e la discesa arriva fino al marzo del 2009, quando poi la Banca Centrale Americana prende tutte quelle straordinarie misure per cercare di rilanciare l'economia. E lì si ha il punto di minimo da quel momento. Ecco, mentre per specificamente per la Banca Popolare di Vicenza, quindi? La Banca Popolare di Vicenza, non essendo quotata, il valore della quotazione avviene una volta all'anno e viene decisa ufficialmente da un consulente indipendente. Nella realtà è chiaro che è condizionato dalla banca stessa, per cui per tutti gli anni in cui le altre banche quotate crollano in borsa, perché nello stesso periodo 2007, 2008, 2009 mediamente il sistema bancario italiano perde più del 70%, quindi è un fatto gravissimo, la Banca Popolare di Vicenza nello stesso momento non solo non perde, ma addirittura passa la quotazione da 60 a 62 euro e mezzo. E questo a cosa è dovuto fondamentalmente? È dovuto appunto al fatto che non c'è una quotazione ufficiale,
non c'è una quotazione ufficiale, però era impossibile pensare che tutto il resto del sistema bancario subisse la crisi e solamente Vicenza fosse un'isola felice nel quale, nella realtà, questo accadeva proprio per la mancata quotazione in borsa. Ecco, ingegner Coviello, allora, qual è il peso dei vertici della Banca Popolare di Vicenza in tutto questo affare, negli errori commessi in pratica? Il peso con, per eventuali reati commessi, lo lasciamo valutare alla magistratura. Il peso di informazione nei confronti dei clienti è molto molto grave. Accennava prima il dottor Marcotti, metteva delle date, cito il nostro libro perché è un documento, praticamente un documento storico cronologico, il libro Vicenza Città Sbancata. Non è un libro scritto dopo, è la raccolta di articoli che Vicenza Più, con cui collabora anche Toto Marcotti, ha scritto mentre le cose avvenivano, a cominciare dal 13 agosto del 2010. Quel giorno noi pubblicavamo sul nostro vicenzapiu.com il downgrading, il primo declassamento della banca da parte delle agenzie di rating, che portavano classificazione della banca alla triplo B più. Cos'è triplo B più? È l'ultimo rating, l'ultima classificazione per cui i fondi di investimento possono mantenere nel portafoglio quel tipo di azioni. Sotto quel tipo di valutazione sono obbligati a vendere e ad indirizzare altrove. Sono i titoli non più sicuri in pratica. Sicuri. E questo, ricapitoliamo, data, anno? Il 13 agosto 2010. Standard pure, poi Fitch declassano la banca a quel livello. Che non si sapesse, il nostro libro vuole testimoniare che la stampa, quando vuole, può informare. Io metto un quando vuole, perché addirittura Radio Rai 1 pochi mesi dopo mi chiama in diretta e mi intervista proprio su questo argomento, quindi una radio nazionale della Rai mi intervista su quelle che erano le preoccupazioni da parte dei soci della Banca Popolare di Vicenza in merito al valore delle loro azioni. Evidentemente questo nostro warning, questo nostro messaggio di attenzione, pericolo, avviso, e rilanciato addirittura da una radio nazionale come Rai, non è stato colto nel locale. Di conseguenza, lei faceva la domanda sul peso dei dirigenti. Il peso è nei fatti oggi. Se all'epoca c'erano circa 60.000 soci, nel tempo, prima che ci fosse il flop a cui si accennava, la banca ha operato sul mercato ovviando alla uscita dei fondi istituzionali, piazzando azioni con due aumenti di capitale nel 2013 e 2014 a 58.000 nuovi soci. Questo è un dato che dovrebbe far pensare. La banca aveva 60.000 soci prima delle avvisaglie chiare di entrate in zona rischio. Questo non ha fermato la dirigenza, anzi l'ha spinta a fare due aumenti di capitale consistenti, più l'emissione di un blocco di obbligazioni di fatto convertente, che hanno portato alla banca altri 58.000 soci, che hanno visto poi in pochissimo tempo svanire l'ordinario. In pratica hanno raddoppiato il numero dei soci. Hanno raddoppiato il numero dei soci. Hanno raddoppiato, quindi è una cosa estremamente anomala, direi, no? Io penso, faccio una piccola battuta, se Vicenza Più ha saputo questa cosa, ma che poi si raccoglieva da semplici informazioni anche sui siti delle società di rating, se Rai 1 l'ha rilanciata e se noi ne abbiamo riparlato e se giornali nazionali come Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera ne hanno parlato, probabilmente. Quindi c'è una deficienza in pratica negli organi di informazione locale, ma di questo parleremo fra un po'. Ecco, invece, dottor Marcotti, qual è invece il peso degli organi di vigilanza in tutto questo affare? Gli organi di vigilanza in questo affare hanno un peso rilevante, anche se io ritengo che noi stiamo dando un peso eccessivo alla mancata vigilanza. Mi spiego, sulle banche l'organo di vigilanza è fondamentale, perché la banca non è una normale industria. Il settore bancario è un settore fondamentale per lo sviluppo economico del paese, per cui non può non essere vigilato, deve essere fortemente vigilato. Chi mi conosce sa che io passo, insomma, per essere più di un liberista, forse un ultraliberista, ma essere un liberista non vuol dire che il sistema bancario debba essere lasciato al libero mercato.
Io arrivo persino a ipotizzare che tutte le banche possano essere pubbliche, perché, ripeto, la banca ha uno scopo fondamentale e quindi deve essere vista un po' come per esempio la scuola, l'istruzione oppure la sanità. Gli organi di vigilanza in Italia, particolarmente Banca d'Italia e Consob, certamente hanno vigilato poco, ma non pensiamo che gli organi di vigilanza europei abbiano fatto molto meglio, perché ancora alla fine del 2014 la BCE promuove Banca Popolare di Vicenza negli stress test, i famosi test per vedere la solidità patrimoniale delle banche. E la Banca Centrale Europea, ripeto, con il nostro presidente Draghi, promuove alla fine del 2014, quindi a pochissimo dall'esplosione. Ma lei come se lo spiega, dottor Marcotti, questa? Le faccio una domanda un po' insidiosa? No, purtroppo il fatto è questo, che come dicevo, il problema non è la Banca Popolare di Vicenza, il problema è il sistema bancario italiano, che non può, le faccio solo un piccolo esempio. Vicenza si trova tra Verona e Padova. Ora, a Verona c'era una banca popolare, la Banca Popolare di Verona, che entra nel Banco Popolare, adesso si è pure fusa con la Popolare di Milano. A Padova c'era l'Antonveneta, che entra nel gruppo Montepaschi. I veronesi e i padovani vedono le loro azioni drammaticamente scendere. Il Monte Paschi Siena ha perso più del 99% dai massimi, ma anche il Banco Popolare ha perso più del 90%. Quindi era impossibile che Vicenza non avesse, non subisse le stesse. Le stesse problematiche in pratica, avesse le stesse dinamiche. Esattamente, quindi il fatto è che non era quotata in borsa, ma per il resto. E quindi in questo senso il fatto che non fosse quotata in borsa, diciamo che questo era un ulteriore problema per, in un certo senso, per gli azionisti? Sì, perché comunque la quotazione in borsa fa sì che il titolo è sottoposto giornalmente al mercato. Quindi anche un monitoraggio in pratica, una forma di monitoraggio chiaramente. Esattamente, esattamente. Cosa che appunto per quanto riguarda Vicenza e anche ovviamente le altre banche non quotate non è avvenuto. D'altronde, spendo ancora 30 secondi, è anche vero che la crisi del 2007 e del 2008 è stata una cosa, non era paragonabile ad altre crisi. L'unica cosa alla quale era paragonabile era la crisi del 29, che insomma lontana, ma però assolutamente distruttiva per l'economia mondiale. Quindi pensare che da quella crisi a tuttora non ci siamo ancora ripresi, quindi sono passati 10 anni, dà l'idea di quanto profonda e generalizzata. Ci interrompiamo un attimo, siamo nella zona pubblicità, pausa pubblicitaria. Veneto, una regione sbancata, e ci vediamo fra poco. Clinica Dentale, ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale, Torri di Quartesolo e Grancona. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace.
Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Ben ritrovati in studio. Dottor Marcotti, lei prima accennava al fatto che nel mondo economico e finanziario è conosciuto per essere un liberista, però poi diceva che era un fautore della statalizzazione, diciamo, no? delle banche, quindi come organi, enti, società pubbliche. Ecco, come la spiega? Perché sembra un po' una contraddizione in termini, no? Sì, sembra un controsenso. Non lo è, per un semplice fatto, che le banche commerciali, normali, molte persone non sanno che hanno un preciso scopo e che è fondamentale per l'economia italiana, cioè l'emissione di moneta. Noi pensiamo che la moneta venga emessa dalla banca centrale. Nella realtà la banca centrale emette della moneta, ma poca. La stragrande maggioranza della moneta che è in circolazione viene emessa dalle banche ordinarie, perché noi non dobbiamo fare l'errore di pensare che la moneta siano le banconote. Le banconote, i 5-10 euro che tutti abbiamo in tasca, non sono moneta, sono un mezzo attraverso il quale viene scambiata la moneta. Io posso dare dei soldi a lei senza darle una banconota, le faccio un bonifico, non le ho dato dei soldi, ma ho trasferito della moneta dal mio conto al suo conto. Quando io vado a chiedere un mutuo in banca e la banca appunto mi concede il mutuo, la banca sta creando della moneta, dà a me la possibilità di utilizzare questa moneta per pagare ovviamente la persona che mi vende il... Quindi questo settore qua è estremamente delicato e lasciarlo completamente in mano al libero mercato è estremamente pericoloso. Ai privati, vogliamo dire anche i privati, quindi. Ai privati è estremamente pericoloso. Chiarisco il fatto che non dico che debba per forza essere tutte le banche pubbliche. Si può arrivare a pensare anche questo. In ogni caso la vigilanza deve essere strettissima. E questo è un tema sul quale veniamo spesso anche con altri ospiti qui al Vaso di Pandora, sulla diatriba banche pubbliche, banche private. Volevo ritornare adesso proprio all'affare delle banche venete, della Popolare e anche della banca del Veneto. Dottor Coviello, quali sono le soluzioni che vengono adesso prospettate per le due ex popolari venete? Per quanto riguarda i soci? Le soluzioni adesso intanto sono cambiati i soci, perché i 118.000 soci della Popolare di Vicenza e gli 88.000 della Veneto Banca sono ridotti a una presenza simbolica, perché è subentrato il Fondo Atlante, che comunque sono soldi che ha immesso il sistema bancario più Cassa Depositi e Prestiti, che è il socio unico di fatto, perché ha una partecipazione intorno al 98-99% nelle due banche. Questo socio, bisogna riconoscergli un intervento che, senza il quale oggi non staremo a parlare di queste banche, ma un intervento che tuttora insufficiente, non è detto che si parli in futuro di queste banche. In che senso? Questo socio intanto, per poter proseguire nell'azione di recupero delle banche, ha fatto delle proposte ai soci, a gran parte, non a tutti, a gran parte dei soci delle due banche, proponendo un rimborso, un ristoro che è valorizzato intorno al 15% del prezzo fittizio virtuale delle azioni. È un passaggio, sicuramente gli va riconosciuto che ha fatto questa proposta, ma è un passaggio anche obbligato, perché l'obiettivo, come hanno detto anche gli amministratori delle due banche, è quello di ridurre le litigation, cioè le liti. Nel momento in cui queste banche dovessero essere ricollocate sul mercato e cercassero di investitori costanti,
sarebbe impensabile poterle collocare, ammesso che lo possono essere anche oggi, se ci fossero in piedi una miriade di cause. Quindi hanno proposto questa transazione. Questa transazione logicamente va votata caso per caso. Il futuro lo vedo abbastanza grigio, perché nonostante i 3 miliardi e mezzo che finora Fondo Atlante ha immesso nelle due banche, 2 miliardi e mezzo di prima sottoscrizione di aumento di capitale, 1 miliardo già dato alle due banche sotto forma di anticipo di aumenti di capitale, è una cifra molto più bassa di quella che sarà la cifra che qualcun altro, non è ipotizzabile al momento che sia il Fondo Atlante, è molto facile che sia lo Stato come sta avvenendo per Monte dei Paschi, molto più bassa di quella che servirà per rimettere in carreggiata le banche. Si parla di una necessità intorno, noi abbiamo detto a lei qualche tempo fa 5,7 miliardi, siamo stati un po' derisi, tanto per cambiare, adesso si parla di 5 miliardi, e quindi non c'eravamo lontani. Con ulteriore difficoltà, il Fondo Atlante verrà azzerato a questo punto. Il Fondo Atlante, siccome non ha più disponibilità di denaro per poter pareggiare un nuovo aumento di capitale che dovrà essere gioco forza sottoscritto dallo Stato, vedrà le sue azioni questa volta azzerate. Non sottovalutare, perché Fondo Atlante vuol dire Unicredit, Banca Intesa, Cassa Depositi e Prestiti. E quindi la situazione non è sotto controllo, è estremamente fluida, e quindi ecco, alla luce di tutte queste cose che sono emerse anche delle disamine che ha fatto dottor Marcotti, qual è il futuro del sistema bancario? La vedo con una espressione, esatto, diciamo. Perché vorrei portare una ventata di ottimismo, ma non ci riesco in questo caso. I bilanci delle banche sono la cartina di tornasole dell'economia, quindi un'economia che stenta, è chiaro che il sistema bancario stenta. Abbiamo detto prima che le banche sono state le aziende, il settore che ha più subito la crisi, proprio perché è quello che risponde maggiormente alla crisi italiana. No. Alcune banche italiane avevano acquistato altre banche straniere, eccetera, così, a parte che anche lì è stato un flop, quindi meglio non andare anche in questo campo. Però mentre, faccio un esempio tipico, insomma, eclatante, mentre Fiat con Chrysler può spaziare al di fuori dell'Italia, quindi della crisi italiana, della crisi economica italiana, può eventualmente, insomma, con investimenti all'estero e con un'espansione delle esportazioni, comunque reggere alla crisi, la banca non riesce a reggere alla crisi, no? E quindi la situazione, se non migliora la situazione economica italiana, i famosi crediti deteriorati continueranno. E infatti, allora, e da qua facendo la domanda si spiega l'espressione piuttosto sconsolata che stava. Ecco, in Italia si paga la scarsa libertà di informazione, questa magari se abbiamo un attimo, fra poco ne parleremo perché è una nota molto dolente, ma anche la scarsa cultura finanziaria da parte del pubblico. Quali sono gli antidoti in questo caso qui, dottor Marcotti? Ma difficile anche qui trovare degli antidoti. È vero, purtroppo anche l'ultima recente indagine testimonia questo fatto, che effettivamente gli italiani hanno una scarsa cultura finanziaria. In effetti nelle scuole italiane, penso che a parte gli istituti tecnici commerciali, in nessun'altra scuola si insegna economia. Posso sbagliarmi, perché ovviamente non... Però effettivamente è una cosa un po' strana, cioè probabilmente anche nei licei dovrebbe essere messa obbligatoria l'insegnamento dell'economia. Per creare una cultura economica proprio. Certamente. Ecco, ingegner Coviello, lei su questa... Aggiunge una cosa a quella che ha detto il dottor Marcotti, che la scarsa cultura finanziaria la notiamo anche nei nostri dirigenti politici. Questo vorrei aggiungere, perché si accennava prima a aziende come la Fiat che si sono rilanciate con investimenti all'estero. C'è un'altra azienda americana che hanno rilevato le altre aziende automobilistiche, ma non dimentichiamoci un piccolo particolare.
i soldi per quell'investimento sono stati messi dallo Stato americano, che ha messo dei soldi che ha fornito a chi ha comprato le aziende in crisi e poi li ha riavuti indietro con gli interessi. Lo Stato italiano, questa è la difficoltà, quindi c'è mancanza di cultura finanziaria o ci sono dei poteri strani che gestiscono, sta mettendo questi soldi perché li ha messi, li sta mettendo su Monte dei Paschi, li dovrà mettere su Due Popolari Venete, tramite il sistema già li ha messi con Cassa Depositi e Prestiti, non recupererà questo denaro per due motivi molto semplici, e quindi questa è la carenza, quindi è denaro che io e lei stiamo mettendo nei salvataggi di queste banche, perché per normativa europea le banche una volta aiutate dallo Stato dovranno essere reimmesse sul mercato e cedute ai privati, questo è un obbligo addirittura, quindi se queste banche non diventeranno così profittevoli da poter consentire allo Stato un rientro di un certo livello, quei soldi sono ancora soldi persi dalla comunità, e ad oggi, guardando una prospettiva, io non dico breve ma a medio termine, è difficile ipotizzare che Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e così via possono restituire magari con gli interessi questi miliardi che stanno arrivando dal governo. Torniamo un po' al discorso, quindi questa è la mia critica sulla mancanza di capacità di gestire i fenomeni finanziari da parte della nostra classe politica, che deriva anche dalla mancanza di cultura finanziaria. Sono vasi comunicanti. La mancanza di informazione, se siamo 55esimi nella classifica mondiale per l'informazione finanziaria, siamo 77esimi per l'informazione, e basterebbe citare questo dato e dire che c'è questo libro che lo dimostra, non solo questo, ma questo è un libro veramente, Vicenza, la città sbancata, è veramente un libro, direi che è un documento storico. È un documento che più che un libro è un documento. Noi abbiamo, sì, con le nostre, ripeto, ridotte capacità, risorse, più che capacità, abbiamo documentato quelli che altri non posso pensare che non abbiano visto, ma che evidentemente hanno avuto interesse a non vedere. E difatti è per questo che ho voluto proprio invitarvi entrambi. Sinteticamente, per finire, problemi delle banche anche qui locali, quindi nel Veneto, c'è un futuro per un'eventuale banca del Nord-Est, dottor Marcotti? Sì, certamente, perché il Nord-Est resta comunque, adesso io ho dipinto chiaramente un quadro fosco, perché purtroppo non ma è un'area anche economicamente trainante comunque. Ma rimane un'area economicamente trainante. Avere una banca o due banche cambia poco. È vero che con una banca abbiamo un solo direttore generale, un solo amministratore delegato, possiamo ridurre un po' i costi, ma non è quello. Ripeto, perché una banca del Nord-Est possa rinascere Florida, bisogna che l'economia nel Nord-Est e nell'Italia tutta rinasca, cosa che in questo momento non si vede ancora. Non si vede ancora nemmeno all'orizzonte. Siamo in chiusura della nostra puntata. Io ringrazio molto, abbiamo messo veramente molta carne al fuoco, i due ospiti veramente ci hanno dato informazioni molto importanti e molto preziose per dipingerci il quadro. Io ringrazio l'ingegner Giovanni Coviello anche per l'opera appunto di questo libro, e contiamo sempre sulla Vicenza Più per avere informazioni che viceversa è difficile avere, e aggiungo purtroppo anche. E ringrazio molto lei di averci messo in evidenza, perché sta contribuendo a questa informazione. Diciamo che la sua attività e Vicenza Più, il quotidiano online e il vaso di Pandora sono, direi, sulla stessa filosofia come trasmissioni. Ringrazio molto il dottor Giancarlo Marcotti, che è consulente finanziario e analista, come dicevo all'inizio, lo ricordo, analista per la borsa italiana e americana sui siti Trend Online e Yahoo Finanza. Grazie, io conto di avervi ancora ospiti con noi. Ringrazio i nostri telespettatori per l'ascolto e l'attenzione, e vi do appuntamento alla prossima puntata con il vaso di Pandora. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori.
Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Con Green Shuttle, Clinica Dentale viene a prenderti comodamente a casa tua. Con il servizio di accompagnamento a domicilio, ti portiamo in Clinica Dentale direttamente da casa tua. Il servizio Green Shuttle è ideale per anziani e persone con difficoltà di deambulazione, bambini e famiglie, e anche per chi, semplicemente, non vuole spostarsi con mezzi propri. Clinica Dentale, un mondo di attenzioni.